siamo con il professor Stefano Elia, ormai un po' un personaggio pubblico qui del paddock dell'automobilismo sportivo nazionale e internazionale, a cui a questo punto chiediamo cosa è il Driver Program, quando nasce e soprattutto qual è la sua missione. Già dagli anni scorsi c'è stata la necessità di avere un appoggio in pista per i piloti. Noi seguiamo i nostri piloti, ma siamo anche a disposizione di chi avesse bisogno. In questo weekend, per il caldo e anche per i vari crash, sono venuti piloti di tutte le categorie chiedendo un aiuto, un massaggio, un'integrazione. Quindi va visto il Driver Program non come una cosa settoriale, ma diciamo aperta a tutti. Abbiamo delle grandi pretese o delle grandi, diciamo, manie di grandezza, siamo un gruppo che cerca di lavorare con serietà, siamo un gruppo di professionisti che seguono i piloti dal punto di vista alimentare, dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'assistenza in pista con tutto il programma che c'è prima di salire in auto, quindi attivazione, massaggi. Avevamo bisogno di una base mobile, di un mobile, e l'idea è nata dal fatto che amici del dottor Costa abbiamo visto cosa fa lui e tra virgolette l'abbiamo un po' emulato e abbiamo cercato di creare anche noi un ufficio mobile. La nostra è un po' non dico una filosofia, mi sembra una parola troppo grande, però è un codice che noi diamo, un insegnamento che noi diamo ai ragazzi. Ne abbiamo di tutte le età, di tutte le categorie, giovani, anche non più giovani, però il codice è quello. Poi è chiaro che i vari allenamenti vanno personalizzati, bisogna capire la persona che hai davanti, bisogna capire la formula dove corre, la sua preparazione, e questo noi lo facciamo con test ricorrenti che li ripetiamo mensilmente. Però diciamo che la caratteristica principale è proprio quella di cercare di avvicinarsi il più possibile anche nell'allenamento, anche nel mental, alla prestazione stessa. Cioè non ci sono più allenamenti di base, ci sono allenamenti specifici che vanno poi a integrarsi con una guida sul simulatore, con mental particolari, che vanno poi a riproporre le condizioni di pista. Questa è la novità, cioè fare qualcosa di specifico, non più generico, ma di specifico e di molto settoriale. Diciamo che il nostro è un binomio Driver Program Stop and Go, che è nato quasi assieme e sta crescendo assieme, perché anche tu comunque, da quello che vediamo, sei abbastanza insomma sulla cresta dell'onda. Per cui diciamo che così come noi abbiamo creduto in questa cosa e abbiamo visto che i risultati, ma soprattutto i piloti, il passaparola fra i piloti, perché non ci siamo mai fatti grandi pubblicità, ha portato comunque interesse, e secondo me, diciamo, se continua così, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma quanto dalla chiarezza dei programmi, spero che le cose possano andare avanti. Noi, ripeto, stiamo, come dice il grande allenatore di calcio, non posso fare il nome, però stiamo profilo basso, cerchiamo di essere sempre presenti nelle piste, che questa è una cosa che non tutti fanno, e di stare molto vicino ai nostri ragazzi, e poi quello che verrà vedremo. E allora complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie Michele.